Buongiorno ragazzi, come state? Buona vigilia di Natale. Spero che possiate passare una giornata serena, tranquilla, tanto serena quanto la mia, che ieri sera con l'espulsione di Osimhen e con i due gol subiti dal Napoli sono riuscito a vincere al Fantacalcio 72 a 71 e mezzo. Cortomuso, vergognoso, servivano per forza due gol subiti dal portiere del Napoli e l'espulsione di Osimhen per farmi vincere. E ci siamo riusciti! Il Natale migliore di sempre! Il Natale più bello della storia! Spero che possa essere stato così anche per voi. In teoria questa vittoria mi riporta al primo posto. Yes! Dai, torniamo un attimo seri. Ci sono alcune cose di cui parlare positive, in realtà, belle. Ci sono delle cose belle, ma anche interessanti, perché voglio leggere insieme a voi una delle risposte che ha dato ieri Allegri in conferenza stampa. Post partita con tutti i giornalisti, non la classica conferenza stampa che c'è dopo la partita fatta dagli emittenti televisivi, quindi da DAZN, Sky, ieri non so se fosse su Sky oppure no, perché io non ho l'abbonamento a Sky, però poi a DAZN Allegri ha parlato. Permettetemi di togliermi un piccolo sassolino dalla scarpa prima di iniziare, cioè ieri nei voti ho detto che per me la valutazione di Allegri non arrivava al 6 per diversi discorsi, dalla gestione della partita a tante robe. E poi ho detto, non mi è piaciuto nemmeno il cambio, la sostituzione relativa a Yildiz perché non l'avrei tolto. Pubblico il video, poi Allegri parla, fa questa conferenza stampa e in questa conferenza stampa rivela che Yildiz gli aveva chiesto il cambio nell'arco di 10 minuti, un quarto d'ora. E Allegri spiega la gestione degli slot, l'infortunio di Alessandro e il fatto che con Yildiz che chiede il cambio era obbligato a fare tre cambi insieme. E la gente mi ha detto, ma prima di fare i video ascolta quello che dice l'allenatore che spiega le cose. Però se l'allenatore spiega le cose o dopo che ho registrato il video, o mentre ho registrato il video, o quando è stato programmato e caricato il video, Allegri non aveva ancora parlato, io faccio un po' fatica a prevedere il futuro. Quindi vi perdonerete se ho detto un'inesattezza, ma non avevo sentito le parole di Allegri e comunque questo non cambia il discorso generale del fatto che non mi è piaciuto l'approccio della Juventus. E anzi, vado anche a citare Allegri stesso perché poi Allegri alla fine ha detto le stesse cose che ho detto io, eh. È inutile girarci intorno. Perché Allegri dice: nel primo tempo il Frosinone era in seria difficoltà e noi non siamo stati bravi. Lì dovevamo per forza di cose andare sul 2-0. E invece sul 2-0 non ci siamo stati. Dovevamo chiudere la partita perché sennò poi diventa più complicata. È la stessa cosa che ho detto io. Identica. Quindi anche lo stesso allenatore è su questa linea di pensiero. Poi che in campo le cose non vadano effettivamente così. Allora lì bisognerà metterci mano, no? Bisognerà cercare di modificare qualcosa, di cambiare qualcosa, però significa che quei problemi lì sono evidenti, sono cose da buttare sotto il tappeto e dire vabbè abbiamo vinto, freghiamocene. No, 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 per migliorare, per cercare di migliorarsi ancora di più, quella lì è la strada. E poi io non ci posso fare niente. Allegri molto probabilmente sì, potrebbe cercare di cambiare qualcosa a livello di quello che viene fatto in campo per cercare di poter chiudere queste partite. Perché tante squadre ci riescono a chiudere le partite, noi mai. Questo è il punto. Cioè, forse una volta ogni tanto, direi, vabbè, succede, noi non le chiudiamo mai. Quindi se noi non modifichiamo e non miglioriamo questa cosa, è impossibile che la Juve, proprio la Juve, guarda caso la Juve, non le chiuda mai? E le altre una volta sì, una volta no, tranne l'Inter che lo fa sempre? Secondo me ci si può riuscire lavorando in un certo modo, magari mettendo anche in discussione alcune cose che pensiamo che possono essere sempre giuste, ma che probabilmente non lo sono. Ci sono degli approcci probabilmente differenti di affrontare il vantaggio rispetto a quello che fa la Juve. Questa è la mia posizione. Poi ovviamente il mondo è bello perché vario e l'Italia è meravigliosa perché c'è la libertà di espressione e quindi tutti possiamo avere a disposizione una nostra idea. Voglio però parlare di una frase interessante, secondo me molto interessante. Detta da Allegri appunto in quella stessa conferenza stampa, perché Allegri dice: Chiesa, Yildiz e la punta in questo momento non li riusciamo a tenere. Noi abbiamo un nostro equilibrio. Ieri Chiesa si è fermato, altrimenti avrebbe giocato lui. Yildiz è molto bravo, intelligente ed equilibrato, molto più degli anni che ha, ricordiamo, in 2005. Sono contento del lavoro degli anni precedenti del settore giovanile. E qua c'è da ragionarci, perché Allegri non chiude la porta al fatto che si possa giocare con il tridente, quindi Chiesa, Yildiz e una punta. Che
perché anche qui è esattamente la stessa cosa che dicevo ieri, quindi mi viene quasi il dubbio che Max, prima di andare in conferenza stampa, tu ti sia guardato il mio video e tu abbia voluto poi rispondere. Ovviamente sto scherzando, perché poi qualcuno dire che ci crede, però questa è una cosa che va presa assolutamente in considerazione, perché la Juventus in questo momento è una coperta corta a centrocampo. Tante volte abbiamo detto, se andiamo a prendere un centrocampista, magari un centrocampista che possa dare più qualità poi anche sulla tre quarti, e quindi andarsi a posizionare, ad alzarsi dal 3-5 di partenza e andare di fianco a Chiesa alle spalle di Vlahovic, e proprio per questo vi facevo il nome di Samardžić, perché aveva quelle caratteristiche lì, che è lo stesso giochino che potrebbe poi fare Yıldız. Quindi attenzione, che l'opzione di poter fare questa roba qui, la Juventus ce l'avrebbe già, e l'abbiamo vista ieri. Allegri parla di Yıldız come sostituto naturale di Chiesa, però quando Chiesa si era fermato in precedenza, Yıldız non aveva giocato. E quindi attenzione che la Juve si conferma ancora una volta un reparto offensivo qualitativamente elevatissimo. Cioè, per me da qui non scappiamo. Secondo me la Juve come reparto offensivo di squadre che giocano con un attacco a due ha il miglior reparto offensivo di tutta la Serie A. Meglio anche dell'Inter. Per me la Juve, i 5 attaccanti che ha e i 4 attaccanti dell'Inter, o 5 se ha aggregato un quinto, io non farei a cambio. Poi Lautaro e Thuram fanno sicuramente di più. È evidente, basta guardare le partite, basta guardare anche i numeri. Ma sulla carta, come qualità, ragazzi, noi abbiamo un reparto offensivo da far paura e non ce ne rendiamo conto. E non ce ne rendiamo conto noi di questa cosa qua. Però la Juve ha, almeno Allegri, questa pulce nella testa di provare. Oggi no, perché dice in questo momento non riusciamo a tenere, abbiamo un nostro equilibrio. Però attenzione, perché mi viene in mente che Allegri dopo gennaio cambia qualcosa, sempre. Ricorderete quel famoso Juve-Lazio in cui la Juve va 4-2-3-1? Lo ricorderete, è dopo il giorno d'andata, gennaio. Ma non solo, anche l'anno scorso Allegri aveva preso in considerazione l'ipotesi di andare a giocare 3-4-3. Perché? Perché quando torna Federico Chiesa dall'infortunio, ci sono delle partite in cui si gioca col tridente, 3-4-3. Le cose non vanno bene perché la Juve non va a prendere quelle posizioni corrette. Ricorderete che Di Maria girava troppo per il campo e Chiesa addirittura si abbassava, andava a fare la mezzala di destra. Mi viene in mente la partita con la Fiorentina, mi viene in mente una partita di Europa League con il Nantes d'andata. Ci sono state due o tre partite in cui abbiamo provato il tridente, poi bocciato. Ecco, invece no, bisogna lavorarci su quelle cose lì. L'equilibrio viene anche con tre attaccanti, anche con quattro attaccanti, non è quello il discorso. Però sicuramente, secondo me, togliere un centrocampista oggi ti dà di più nella Juventus, intanto perché Kostić ha un problema. Oggi Kostić ha un problema. E quindi Cambiaso può traslocare a sinistra. McKennie può rimanere fisso a destra, hai Rabiot e Locatelli, e davanti Chiesa, Vlahovic e Mister X. Può essere Yıldız? Beh, per la partita che ha fatto ieri mi viene da dire di sì. Mi viene davvero da dire di sì. Quella posizione potrebbe entrare pure Miretti eventualmente, o un centrocampista che potrebbe arrivare a gennaio. Quindi secondo me gli estremi per lavorare su questa cosa ci sono, e come. E il fatto che Allegri vada a dire una roba del genere è importante. Yıldız aveva gli occhi che parlavano alla fine dell'intervista e ha citato più volte Alessandro Del Piero, poi ha detto che sì, a lui piacciono questi giocatori qua, sono i suoi eroi, i suoi idoli, Del Piero, Zidane, Messi, Ronaldo, cioè insomma i primi quattro che gli sono venuti in mente, Robetta. Però si è proprio vista la gioia di un ragazzo che stava vivendo un sogno. Questo è il più bel regalo di Natale per lui, più bel regalo di Natale per noi, e ancora più bello rispetto ai tre punti, secondo me, perché in questo momento la Juventus è seconda in classifica con merito. Basti guardare il percorso che stanno facendo le altre squadre. Il Milan era tanto così da esonerare Pioli da un'ultima chance con il Sassuolo, ma solo perché non ha un'altra alternativa che la convince. Milan disastrato quest'anno, E secondo me Pioli ha grandissime colpe di responsabilità in questa cosa qui. Il Napoli, direi che è opportuno parlare di altro in questo momento rispetto al Napoli. Scelte sbagliate una dietro l'altra da parte della presidenza, più che della dirigenza della presidenza. C'è da fare complimenti agli italiani e Thiago Motta, che con Fiorentina e Bologna stanno facendo veramente un miracolo, altro che... è giusto che sia lì perché hanno due giocatori per ruolo, squadre forti, altro che la Roma, Mourinho, Docet. Sono cose anche imbarazzanti, secondo me, a sentire, e bisogna semplicemente fare i complimenti, perché con delle rose normalissime sono lì in quelle posizioni da Champions, e quindi tanta roba.
E poi niente, l'importante è che la Juve sia lì con ben 10 giocatori nati dal 2000 in avanti. Vlahovic, Huijsen, Yıldız, Ealing, Ken, Miretti, Fagioli, Weah, Cambiaso e Nicolussi. Qualcuno dirà, sì, però giocano o non giocano. L'Inter ne ha 3 nati dal 2000 in avanti. Vado a memoria il Milan 9, il Napoli 8, una roba del genere. Vorrei nei prossimi giorni magari portare anche i numeri di quanto hanno giocato. Magari concludiamo il girone d'andata, anzi concludiamo l'anno perché il girone d'andata si conclude poi con l'anno nuovo in gennaio. Però mi piacerebbe fare una statistica di quanti minuti hanno giocato i giocatori nati dal 2000 in avanti nelle top squadre, in quelle che sono nella top 10 almeno, una roba del genere. Mi piacerebbe, sarebbe molto molto interessante. E poi Yıldız dice una frase poco banale, no? Speriamo di finire la stagione da primi. Mamma mia. Mi gasi con la linguaccia. Perché mi gasi con la linguaccia? Mi gasi con il gol. Perché sono ancora qui che mi stropiccio gli occhi e penso di aver sognato ad occhi aperti. Poi mi dici speriamo di arrivare primi, amico mio, ma che cosa ti dice? Cioè, devo comprare la maglia. Compro la maglia. Guarda, vado sullo Juventus Store, compro la maglia. Cosa ti devo dire? Vai piano, che il mio cuore forse non le regge certe emozioni tutte in una volta, non le regge. Quindi grazie mille Yıldız per tutto. Davvero, è un giocatore questo che mi sta davvero emozionando tanto. E qualcuno dirà, vedi, è sempre così con i giovani. No, perché io non ho mai nascosto che Sule non mi avesse mai dato tanto. Cioè, tante persone negli anni passati, Sule, io dicevo sempre, boh, io quando lo vedo giocare nella Juve non vedo chissà che cosa, tant'è che questa stagione al Frosinone mi ha sorpreso proprio perché non avevo grandissime aspettative in lui. Così come Caio, tutte le volte che l'ho visto giocare, ho detto boh, ma anche ieri non ha fatto chissà quale grande prestazione. Ah, Yıldız mi fa battere il cuore, ragazzi. Yıldız mi fa battere il cuore. Faccio un po' fatica a nascondervelo. Mi piace sempre essere onesto, ecco, quando vedo qualcosa che mi dà emozione, ve lo dico. Quando vedo qualcosa che mi lascia indifferente, ve lo dico. Non voglio portare avanti la linea del mi esalto con tutti, non voglio portare avanti la linea del fan tutti schifo perché sono giovani. Yıldız è uno di quelli che mi fa battere il cuore. Voglio concludere proprio a proposito di Yıldız con il commento a quello che è stato l'open VAR di ieri ad AZN. Voglio che ve li ascoltiate, però. Voglio che ve li ascoltiate perché andare a vedere al VAR l'intervento di Malinowski su Yıldız e fare passare il messaggio che sia giallo e va benissimo il giallo, allora c'è qualcosa che non va, eh. Allora c'è qualcosa che non va, cavolo, è il vostro mestiere. Non potete anche riguardarvi questa roba e far passare il messaggio che è giusto il giallo. Questo è un errore vergognoso, vergognoso, vergognoso. Perché in tratta di Malinowski è un errore vergognoso. E infatti, giustamente, poi anche Rocchi dice: no, questo è un chiaro errore di arbitro e di VAR. Cioè il VAR è ancora più imbarazzante, l'audio del VAR è ancora più imbarazzante. Poi c'è quello del Mani di Bani e secondo me anche qua Rocchi è stato precisissimo, giustissimo quello che ha detto, e cioè per me è più rigore che no e anche per me è più rigore che no. Poi il classico rigore secondo me è che si va a collocare in quel cono d'ombra di regolamento fatto un po' alla CDC perché al VAR vanno a parlare e nominano un regolamento vecchio, non sono nemmeno orientati sull'informarsi su quella che è la nuova normativa. E va bene, il tifoso può essere ignorante, ma tu che di mestiere vai al VAR e devi sapere le cose, non puoi non essere aggiornato su una normativa di 2 o 3 anni fa, quelli che sono. Non puoi dire lo tocca il ginocchio, quindi a posto non è rigore. Non puoi. Perché dagli audio si va veramente a confermare quanto siano inadeguati a fare certe cose. Ti passa veramente questo messaggio, quanto sono inadeguati a fare certe cose. Questa è ignoranza, ma non in senso offensivo, è nel vero senso della parola. Qua ignoravano che ci fosse una normativa differente. Poi io non ci impazzisco su questa cosa qua, perché per me la definizione è più rigore che no. Non è clamoroso, è giusta. Non è che ci impazzisci. Però è più rigore che no. Si può parlare di errore? Sì. Ma quello che mi lascia veramente fuori di testa è l'entrata di Malinowski, perché è un'entrata killer, e riguardandola, sì, va bene il giallo. No, non va bene il giallo. Non va bene il giallo. Ma stiamo scherzando? Dicono anche una roba tipo orca miseria. Cioè, si rendono anche conto
che l'intervento è brutto e pericoloso. Va bene, giallo, sì. No, queste cose mi mandano nei matti. E sono uno che veramente degli arbitri non si lamenta. Io accetto il fatto che ci sia l'errore. Però qui siamo veramente su dei livelli di imbarazzo forte. Perché il ragazzo poteva farsi male, molto male. E per fortuna è andata tutto bene. L'ultima polemica prima di Natale, che bel clima natalizio. Va bene, erano proprio due parole sul finale. Signori, grazie mille per questo ennesimo anno di soddisfazioni. Il 2023 è il nono anno che va a concludersi di canale YouTube. Nel 2024 festeggeremo i 10 anni e io posso solo che ringraziarvi per tutto quello che in questi anni avete fatto per me, per tutto l'affetto che mi avete lasciato. Quindi spero che possiate continuare a farlo. Tanti auguri, buon Natale, perché non ci vedremo più oggi, ci vedremo direttamente domani per un video su quello che potrà mai accadere nel mondo del calcio il giorno di Natale, però cerchiamo di fare due chiacchiere lo stesso, magari più veloce rispetto a questo video, che, ridendo e scherzando, è andato già 16 minuti.